Ciao a tutti! Oggi vi andrò a parlare un pochettino di quali sono le mie opinioni riguardanti l'ultimo film di casa Disney Pixar. Infatti, dopo 14 anni dal primo capitolo degli Incredibili, ecco qui il sequel. State tranquilli perché non ci saranno spoiler. O meglio, se ci dovesse essere qualcosa, vi avvertirò anticipatamente come al solito e vi scriverò a schermo il minuto al quale saltare per evitare lo spoiler. Quindi seguite tutto il video con calma e nel caso in cui non vogliate rovinarvi la visione del film perché magari non l'avete ancora visto, ci penserà zio Jimmy a salvarvi. Però, prima di iniziare, vi volevo dire due cosette. Intanto vi ricordo che domani, sabato 22 settembre 2018, a partire da circa le 13, inizieremo una streaming di 24 ore su Twitch. Sarà un'avventura da vivere tutti insieme, quindi non potete mancare. Se ancora non mi seguite su Twitch, troverete il link qua sopra nelle schede e sotto in descrizione. Comunque poi anche su Instagram dirò tutti i vari aggiornamenti di come procede questa immensa storia infinita di 24 ore che sarà. L'italiano in questa frase l'abbiamo un po' buttato. Comunque, oltre a questo, lunedì invece uscirà davvero un gran video riguardante Capitan Marvel. Infatti, come vi avevo detto nel video che è uscito mercoledì, sempre riguardante Capitan Marvel, nella quale reagivamo al trailer teaser di Capitan Marvel, vi andrò a far vedere e spiegare quali sono i vari segreti, dettagli, easter egg che la Marvel ha nascosto all'interno di quel suddetto trailer. C'è davvero tanta roba interessante, tanti spunti sulla trama, trama che probabilmente non andremo ad approfondire in quel video, ma bensì lo andremo a vedere la settimana successiva in un altro video apposito. Quindi tanta roba in arrivo, tanta roba in arrivo, ma detto ciò, godete il video. Buona visione! Allora, come stavo dicendo, sono passati 14 anni da lui, il primo capitolo degli Incredibili. Come vedete, già da piccolo ero tipo ossessionato dai film. Gli Incredibili, ragazzi, è uno dei miei preferiti, mi è piaciuto davvero, davvero tanto. E considerando che è uscito nel 2004, avere già un Blu-ray, cioè non un Blu-ray perché non esistevano, un DVD, due dischi da collezione, pure col cartonato, no, capito? Cioè, ragazzi... cioè, ci stavo sotto, ci stavo davvero sotto. E vedere finalmente dopo 14 anni il ritorno della famiglia di supereroi migliore del mondo, per me davvero è stata una gioia. Quando vidi il primo trailer, ragazzi, un'emozione incredibile, non ci stavo credendo nemmeno io. Allora, mi sono scritto un pochettino di cosette sul telefono perché sennò poi mi andavo a dimenticare. Partiamo dall'inizio. Solitamente tutti i film targati Pixar, o meglio Disney Pixar, anche perché poi non mi ricordo se invece questa cosa la fanno anche per i film solo marchiati Disney. Comunque, per i film Pixar, ogni volta avviene, diciamo, la distribuzione di un cortometraggio. Infatti, se voi andrete al cinema a vedere Gli Incredibili, prima di vedere il film degli Incredibili, partirà un cortometraggio. Lo fanno praticamente sempre e in alcuni casi questi cortometraggi poi vengono trasformati in dei veri e propri film. È un po' come se fosse un piccolo test per vedere se magari la grafica, la storia o quel poco che si può capire da quel che è appunto un cortometraggio che dura pochi minuti possa piacere al pubblico. Gli Incredibili 2 è stato distribuito con un cortometraggio chiamato Bao, che devo dire è molto molto particolare. All'inizio non avevo capito che il personaggio principale fosse una donna, ero convinto fosse un uomo perché non avevo fatto caso molto tipo agli orecchini, a quegli aspetti diciamo un pochettino più femminili, anche se poi dipende dai casi eccetera eccetera. Comunque racconta una storia particolare con questo raviolo che a quanto pare lei lo ha, diciamo, impersonato come se fosse il figlio, il fidanzato. Poi ancora non mi è ben chiara questa cosa perché ero partito con la convinzione che fosse un uomo, quindi mi ero un po' impicciato il cervello. Però devo dire che sinceramente mi è piaciuto. Non so quanto ad esempio un cortometraggio del genere possa ipoteticamente diventare un film. Insomma, questo qua appunto rimane un cortometraggio base. Però appunto può capitare, come ad esempio per la lampada Luxo, che ormai è quella simbolica classica del logo Pixar, che nacque appunto con un cortometraggio. Quindi molto spesso appunto ci sono easter egg, cose nascoste, che poi in un futuro potrebbero portare a tante tante altre cose. Comunque, cortometraggio strano ma bello, approvato all'unanimità. Ora passiamo effettivamente agli Incredibili. Inizia, ragazzi, esattamente pochi secondi dopo dal momento stesso in cui era finito il precedente film. Infatti, per chi non se lo ricordasse, nel precedente film ci trovavamo alla gara di Flash, nella quale lui doveva arrivare solo secondo, ed una volta usciti dalla gara, arrivò, diciamo, questo sorta di villain chiamato il Minatore, uscendo fuori con una trivella da sottoterra. Quindi tutta la famiglia si mette la mascherina e così finisce il film. Beh, questo secondo capitolo ricomincia esattamente da questo punto e devo dire che questa cosa l'ho apprezzata tantissimo perché rende molto di più la continuità della storia. Praticamente questi due film è come se fossero ambientati in pochi giorni. È vero che magari tipo nel primo film comunque passano i mesi mentre Bob lavora, però comunque mi piace che sia tutto molto collegato, un pochettino stile Spider-Man in seguito a Civil War, o come sarà anche Spider-Man Far Far Home in
in seguito ad Avengers 4, che inizieranno esattamente pochi secondi dopo la fine dei suddetti film, Civil War e Avengers 4. Tra l'altro, il titolo di Avengers 4 dovrebbe uscire tra poco, perché hanno detto che, dopo aver visto il trailer di Capitan Marvel, sarebbe dovuto uscire il film. Tra l'altro, i fratelli Russo hanno cominciato a scongelare il loro profilo Instagram, Twitter e via dicendo. Quindi, roba in arrivo. In ogni caso, la storia devo dire che mi è piaciuta abbastanza. Il villain poteva risultare abbastanza scontato. Ho trovato sinceramente dei parallelismi con il primo film, perché nel primo film ci ritroviamo praticamente con Sindrome, che vuole uccidere tutti i supereroi per diventare lui stesso l'unico supereroe presente nel mondo. Qui ovviamente non succede la stessa cosa, però ci sono degli aspetti un pochettino simili, ribaltati, però simili. Quindi se non fosse per questo piccolo aspetto che leva secondo me un pochettino di originalità alla storia, un pochettino di sorpresa, perché comunque sono diverse, è davvero una bella storia e mi è piaciuto molto come film, però appunto ci sono state queste similitudini. Ed inoltre anche il villain, come ho detto, si capiva un po' troppo facilmente, easy proprio. Ovviamente non è che appena lo vedi dici cazzo, insomma è questo. Io sinceramente pensavo però invece poi era poi quando vedete il film, o se l'avete già visto, capirete sicuramente quello di cui sto parlando. In ogni caso, nonostante questo piccolo dettaglio, devo dire che questo villain l'ho apprezzato davvero davvero molto, soprattutto per la critica sociopolitica che vuole inviare come messaggio. Nonostante magari per un film che possa essere indirizzato prevalentemente a un pubblico di bambini, che poi non è detto, perché io li adoro i cartoni animati, quindi no, però tipicamente per un cartone animato che appunto viene definito per bambini, forse l'argomentazione è un po' troppo avanzata. Però devo dire che io l'ho apprezzata davvero tantissimo. Ed inoltre, con la mia mente complottistica, ho cominciato a pensare come una situazione del genere potrebbe essere trasportata in un futuro, nel momento in cui degli alieni si dovessero rivelare presenti sulla Terra, in cui magari certi umani si rivelerebbero ostili verso di essi. E quindi ci dovrebbe essere questa sorta appunto di accettazione da parte dell'opinione pubblica. Sì, il mio cervello ogni tanto vola. Inoltre devo dire che mi sono piaciuti davvero molto anche i vari discorsi che riguardavano la dipendenza da parte dell'umanità nei confronti della tecnologia, delle telecomunicazioni, in generale del mondo dei media, internet eccetera eccetera, anche se probabilmente internet non c'è, infatti non è che sia stato nominato nel film. Però comunque il concetto è che noi umani siamo molto succubi della tecnologia e delle informazioni provenienti da essa. Poi magari non tutti, però ad esempio già io, cioè tipo io senza telefono muoio. Comunque, andando avanti, 14 anni sono stati davvero necessari? Beh, sinceramente penso di sì, per strutturare una storia che sia fatta bene, non giusto per fare un sequel, anche perché ai tempi del 2004 non è che c'era tutta questa smania di fare i sequel. In quel periodo di grandi film che facevano i sequel c'erano solo la prima trilogia di X-Men e la prima trilogia di Spider-Man, quindi eravamo diciamo ancora all'inizio. Poi arrivò il Marvel Cinematic Universe e tutto cambiò, a parte rari casi come magari poteva essere anche Star Wars, che c'era appunto in quegli anni, parlo ovviamente della saga prequel, oppure anche Il Signore degli Anelli ed Harry Potter. Però in generale era una cosa molto più ristretta appunto alle grandi saghe. Qua invece parapapapapam. Comunque stavo dicendo, 14 anni che sono stati comunque giusti, perché poi il lavoro di animazione che c'è dietro, ragazzi, è una cosa spettacolare. Ho notato in certi momenti delle rughe sul volto di Ellen, mi sono piaciuti tantissimo. Ellen sarebbe Elastigirl. E anche in un momento ho notato tipo le vene, tipo queste qua, non lo so se si vede, sul collo di Bob, ossia Mister Incredibile. Sicuramente ci sono tanti altri dettagli di animazione che mi sono perso, però è davvero bellissimo il lavoro che ci mettono dietro, la fatica che ci mettono per creare una piccola opera d'arte. Mi è piaciuto il ritorno di praticamente tutti i personaggi che c'erano nel precedente film. Mi è dispiaciuto per la sostituzione dei doppiatori italiani, perlomeno per alcuni personaggi, però ovviamente là è tutta una questione di gnè. Ed ho apprezzato, anche se non tantissimo, devo dire, l'introduzione dei nuovi personaggi. Qua, piccola allerta spoiler, quindi salta dal minuto che ci sarà scritto qua. 3, 2, 1, ultima possibilità per skippare lo spoiler. Ok, era davvero necessario introdurre questi altri supereroi? Cioè, ci stanno pure bene per la storia, ma era davvero necessario? Cioè, vorrebbero fare praticamente, non lo so, un Marvel Cinematic Universe a cartone animato? Spero di no. Più che altro, il punto è che questi personaggi sono stati introdotti tutti insieme, tutti un pochettino a caso. Sì, ci hanno mostrato le loro peculiarità, però, capito, non sono riusciti ad approfondirli maggiormente come era stato fatto con quei pochi personaggi che erano stati introdotti nel primo film e che sono stati portati nel secondo film. Quindi su questo aspetto un po'... Comunque, andando avanti, parliamo di un aspetto che mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Infatti, come si vedeva dai trailer, finalmente all'interno dei film introducevano Jack-Jack, che aveva dei poteri.
neri, cosa che avevamo già visto sul finale del primo film, senza che però nessuno se ne rendesse conto, a parte Sindrome. Quindi i genitori non lo sapevano, i fratelli non lo sapevano, e devo dire che la scoperta da parte loro mi è piaciuta davvero davvero tanto. Inoltre, collegandoci a Jack-Jack e ritornando ai parallelismi con il primo film, devo dire che mi è piaciuta molto il ribaltamento di situazione che c'è stato tra Elastigirl e Mister Incredibile. Infatti nel primo film Elastigirl era colei che stava a casa e badava ai bambini, quindi Flash, Violetta e Jack-Jack, mentre invece Mister Incredibile era colui che andava a lavorare. All'inizio faceva l'assicuratore e poi appunto è tornato a fare la sua vita da supereroe. Invece in questo film hanno ribaltato tutto, perché infatti Elastigirl viene ingaggiata appunto come supereroina, e invece Mister Incredibile è costretto a rimanere a casa e ad affrontare l'impresa di essere genitore. Ad esempio con i problemi amorosi di Violetta, con i problemi scolastici di Flash, e poi, come ho detto, con l'arrivo dei nuovi poteri di Jack-Jack, che continuo a dire sono stati una delle cose più belle di tutto il film. Tra l'altro non so quanti di voi lo sapessero, ma esiste un cortometraggio, che eccolo qua, chiamato Jack-Jack Attack, nel quale appunto fanno vedere Jack-Jack che utilizza tutti i suoi vari poteri, anche se in questo film ne hanno aggiunti di nuovi. Questo sempre per dire quanto poi un cortometraggio possa andare ad influenzare un ipotetico film, o comunque dare delle fonti di ispirazione e di idee per altri progetti maggiori. E tra l'altro mi è piaciuta davvero davvero tanto la parte di Edna in questo film. Edna, per chi non se lo ricordasse, era lo stilista appunto della famiglia di Incredibile, ma in generale di tanti supereroi famosi. Tra l'altro ci sono davvero tanti riferimenti in questo film, tanti easter egg, tante cose io ne ho notato un pochettino attraverso appunto la prima visione del film, e non vedo l'ora di scoprire tutte le altre. Infatti mi piacerebbe tantissimo portarvi un video nel quale appunto andiamo a vedere un pochettino tutti gli easter egg che si nascondono all'interno del film, perché sappiamo che i film Pixar, ragazzi, nascondono una quantità di cose, cioè, che proprio non basterebbe Wikipedia per racchiuderle tutte. Vi lascerò qua sopra un sondaggio nel quale farmi sapere se vi piacerebbe un video del genere, perché secondo me potrebbe risultare davvero una roba botto un botto divertente. Comunque, concludiamo con il finale, esattamente con il finale, o meglio con i titoli di coda. E voi direte: cosa cazzo c'è di così spettacolare in questi titoli di coda? Allora, io penso che siano stati fatti così per più che altro per la versione 3D del film. Sempre che l'abbiano fatta, perché alla fine poi il 3D non è che è andato poi così tanto. Comunque penso che l'abbiano fatta. E l'effetto che creano, praticamente mettono in prospettiva i titoli di coda divisi a metà, da una parte dei filmati e dall'altra parte i titoli di coda, che scorrono, a mano si muove l'orientamento, o meglio ruotano, e quindi crea un effetto 3D involontario su uno schermo 2D senza occhiali 3D. Non so come mi sono potuto spiegare, però era una roba davvero strana, sembrava proprio un'illusione ottica e faceva davvero davvero strano, però era davvero una gran figata. Questo appunto sempre per ripetere la quantità di dettagli, la quantità di lavoro che impiega la Pixar barra Disney per fare certi film. Quindi, detto ciò, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Vi ho raccontato un pochettino cosa penso di questo film. Sinceramente vi invito tutti ad andarlo a vedere. Non che io sia sponsorizzato da Disney, magari fossi. Ehi Disney, occhiolino, sto qua. Però ragazzi, come ho detto all'inizio, per me Gli Incredibili mi ha segnato l'infanzia, è un cartone animato fantastico e wow. Sarei molto curioso di sapere se in un futuro ci potrebbe essere un Incredibili 3, perché secondo me qualche base ci sta. Inoltre, da quel che so, alcune di queste ipotetiche basi per un ipotetico sequel sono state tagliate a causa della riduzione del tempo di produzione. Infatti originalmente il film doveva uscire nel 2019, ma dato che nel 2019 uscirà Toy Story 4, allora la Disney ha anticipato Gli Incredibili, andando purtroppo minimamente a danneggiare appunto questo film. In ogni caso mi piacerebbe tanto vedere un ipotetico terzo capitolo. Spero ci mettano altri 14 anni, perché voglio una roba fatta bene, una roba fatta così, una bella storia, bei personaggi e un'animazione, ragazzi, da paura. Mi ricordo ancora quella vecchia foto che era uscita ai tempi dei primi trailer, in cui c'erano dei dettagli sul maglione di Mister Incredibile. Wow. Quindi vi ricordo ancora una volta, lunedì video riguardo Captain Marvel, domani streaming di 24 ore su Twitch, poi se riesco sempre la prossima settimana video riguardante appunto Gli Incredibili, nel quale parleremo un pochettino di tutti i vari segreti, easter egg che ci sono all'interno del film. E niente, noi ci vediamo quindi di nuovo domani in streaming su Twitch da circa le 12/13, comunque appena mi sveglio. Mi raccomando, non mancate. Scatush.